è un ciclista piemontese ed è rimasto bloccato in Molise durante la fase del lockdown. Io sono rimasto bloccato praticamente dal 10 marzo perché stavo risalendo l'Italia di nuovo verso il Piemonte, di nuovo. Stavo tornando su, bloccato 2 mesi, sono rimasto bloccato 2 mesi lì in Molise e sono stato dal sindaco di Guardiareggia Fabio Giuliano e mi ha ospitato nel suo bed and breakfast. E ho aspettato che togliessero alcune restrizioni, e poi sono ripartito in bici. Il sindaco mi ha fatto un foglio dove dichiarava che io potevo continuare, dove poteva dichiar... dichiarava che io continuavo in bici da solo e nessun problema. E invece no, i carabinieri mi hanno fermato e mi hanno fatto la multa a Castropignano. No, a me piace girare in bici. Io stavo facendo la Via Francigena, ho fatto tutta la Via Francigena in bicicletta. Sì. Da nord al sud fino a Santa Maria di Leuca e poi stavo tornando su in bici e sono rimasto bloccato dal virus, però infatti sono rimasto lì anche perché al nord era più pericoloso tornare su e quindi sono rimasto lì in Molise perché c'erano pochi contagiati e quindi ho deciso di restare lì. Quando è ripartito i carabinieri di Castropignano, però le hanno fatto una multa. Sì, mi hanno fatto una multa e mi hanno detto che avrei dovuto fare la strada più corta, che sarebbe rischiare la vita, perché passano molti tir e macchine. E poi mi hanno detto che io in teoria non potevo pedalare in Molise, perché sono piemontese e non potevo pedalare nel Molise. Avrei dovuto pedalare nel Piemonte, però io sono rimasto bloccato, cioè io dovevo tornare su in bici. Cioè, capisco anch'io che non sono residente in Molise, ma dovevo tornare su in bici. Il sindaco me l'ha anche scritto, mi ha scritto che tornavo su in bicicletta. Senta, lei è riuscito a rientrare a casa sua adesso? Io sono in casa, sì, sono dove vivo io, sono arrivato dopo 16 ore di viaggio in treno. In tutto lei è rimasto 54 giorni, in Molise. Sì, Quali. sono rimasto, no, sono rimasto 54 giorni bloccato, poi sono dal 4 maggio ho ancora fatto fino al 10 di maggio. Sono rimasto bloccato a Campobasso. Sono arrivato a Campobasso. I carabinieri mi hanno fatto andare a Campobasso per impugnare il verbale, ma nessuno mi ha dato retta. Nessuno mi ha, la prefettura ho chiamato, ma nessuno mi ha dato retta. E allora ho deciso di venire su in treno. Ho deciso poi io di venire su in treno. Quali sono i provvedimenti che lei sta prendendo riguardo questa vicenda? Allora, adesso praticamente ho un avvocato di Campobasso, Guido Rossi, che mi aiuterà a farmi annullare il verbale.